Ciao ragazzi, sono Di Mai Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio raccontare la vera storia di un'altra scena presente nel film Il Camorrista. Questa volta vi voglio parlare dell'omicidio del boss calabrese Domenico Spina, che nel film viene interpretato dall'attore siciliano Domenico Gennaro. Nella realtà Domenico Spina dovrebbe essere il boss calabrese Domenico Tripodo, detto Micco, che era uno dei più potenti capi bastone dell''ndrangheta calabrese. Però per prima cosa guardiamo la sigla e poi vi racconto la vera storia dell'omicidio del boss calabrese. Allora ragazzi, come vi ho detto nell'anteprima, in questo video ci occupiamo ancora una volta del film Il Camorrista. Questa volta vi voglio raccontare la vera storia dell'omicidio del boss calabrese Domenico Spina. Omicidio avvenuto nel carcere di Poggio Reale. A interpretare il ruolo del boss Domenico Spina è stato l'attore siciliano Domenico Gennaro. Nella realtà Domenico Spina dovrebbe essere il boss dell''ndrangheta Domenico Micco Tripodo, boss che venne realmente ucciso nel carcere di Poggio Reale nel 1976. Quindi per prima cosa vi voglio dire chi era Domenico Tripodo. Domenico Tripodo, detto Micco, è nato a Reggio Calabria il 1 gennaio del 1923. Nacque di preciso nel quartiere di San Giovanni San Batello. Già nel 1959 divenne uno dei più potenti boss dell''ndrangheta, dove aveva battuto, dopo 2 anni di guerra, il boss Domenico Strati. Infatti, in quel periodo, insieme ai boss Girolamo Piromagni, detto Mommo, e Antonio Magrì, divenne uno dei 3 più potenti capi bastone dell''ndrangheta calabrese. Il capo bastone è il nome che si dà a chi comanda un'ndrina. L'ndrina è il nome che si dà alla famiglia mafiosa calabrese. Domenico Tripodo era un boss che contava molto, e non solo in Calabria. Dovete sapere che Domenico Tripodo divenne un grande amico del boss siciliano e futuro capo dei capi di Cosa Nostra, Salvatore Riina. Era talmente fatta la loro amicizia che Totò Riina lo scelse come compare di fedi per il suo matrimonio. Salvatore Riina e Ninetta Bagarella si sposarono nel 1974. Agli inizi degli anni 70, l''ndrangheta, forte dei legami che aveva con la mafia siciliana, mise le mani su 2 grandi affari, il traffico di droga e il contrabbando di sigarette. Ma per poter trafficare la droga in tutta tranquillità, aveva bisogno delle coperture istituzionali. Ma nell''ndrangheta vigeva una regola, che non si potevano stringere alleanze con le istituzioni. E per questo motivo che, nella prima metà degli anni 70, nacque la Santa. La Santa era un'organizzazione interna all''ndrangheta, i cui membri erano gli unici che potevano stringere alleanze con le istituzioni. Ma questo nuovo modo di fare gli affari non piaceva al boss Domenico Tripodo. E per questo motivo entrò in guerra con i fratelli De Stefano. I fratelli De Stefano erano a capo di una delle 'ndrine più potenti. Erano alleati con una delle più potenti famiglie mafiose siciliane, quella di Santa Maria di Gesù. Il capofamiglia era Stefano Bondate, che era il principale rivale di Salvatore Riina. Inoltre avevano stretto un'alleanza e iniziato a fare affari con un giovane boss di Ottaviano, che si chiamava Raffaele Cutolo. Saranno proprio i fratelli De Stefano a dare l'idea a Raffaele Cutolo di creare la NCO. In breve tempo la famiglia dei De Stefano prese il sopravvento su quella di Domenico Tripodo. Riuscirono ad estrometterla da tutti gli appalti pubblici nella città di Reggio Calabria. Inoltre riuscirono a impadronirsi di un carico di sigarette di contrabbando destinato ai Tripodo. A questo punto Domenico Tripodo tentò il tutto per tutto, cercando di uccidere i fratelli De Stefano, ma non ci riuscì. Domenico Tripodo venne arrestato il 21 febbraio del 1975 e venne rinchiuso nel carcere di Poggio Reale, carcere che nel frattempo era diventato il regno di Raffaele Cutolo. Per prima cosa vi racconto di come avviene l'omicidio nel film. Nel film si vede che Domenico Spina viene ucciso per volere del professore. Il professore ordina la sua morte per fargli pagare con la vita il doppio gioco che fa nell'omicidio del boss Antonio Malacarne. A uccidere Domenico Spina furono Gaetano Zarra, che nella realtà dovrebbe rappresentare Pasquale Barra, che era uno dei killer più feroci a disposizione di Raffaele Cutolo, e un certo Salvatore. Nella realtà le cose non andarono così.
Nella realtà furono i De Stefano che chiesero un aiuto a Raffaele Cutolo per porre fine alla guerra. Per porre fine alla guerra chiesero a Raffaele Cutolo di uccidere il loro nemico numero uno, Domenico Tripodo. Raffaele Cutolo accettò e il 26 agosto del 1976, mentre era ricoverato nel reparto di infermeria del carcere di Poggio Reale, venne ucciso Domenico Tripodo. A uccidere Domenico Tripodo furono Salvatore Esposito e Agrippino Infince. Lo uccisero con 14 coltellate. Quindi la vicenda narrata del film è del tutto diversa da quello che successe nella realtà. Allora ragazzi, anche questo video termina qui. Come al solito vi invito a lasciarmi una marea di like al video se il video vi piace. Aggiungete tanti commenti sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E soprattutto se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando anche la campanella. In questo modo sarete sempre avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Allora ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!